Voci del verbo violare, analisi di sfide educative contro la violenza sulle donne è il titolo del seminario di studi organizzato per giovedì 25 novembre dal Comune in collaborazione con il Polo di Rimini dell'Università di Bologna. Come ogni anno, infatti, si celebra in questa data la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Insieme alla Università di Rimini l'abbiamo voluta proprio dedicare allo studio sul genere, quindi il rapporto, relazione uomo-donna, perché è proprio nell'ambito delle relazioni che si vanno a nascondere molto spesso i percorsi di violenza. Un appuntamento importante in cui verrà, tra l'altro, illustrato il progetto Daphne, l'esperienza modello riminese contro la violenza e il maltrattamento delle donne. Dal 11 gennaio del 2007 fino adesso del novembre 2010 noi abbiamo visto un totale di utenti di circa 2350. Fra queste abbiamo seguito nel percorso di sostegno di uscita dalla violenza 87 donne. Purtroppo siamo in tema di approvazione di bilancio, i tagli, faccio un appello in questo caso alla politica, si presentano in vari servizi e tra cui insomma si è paventato anche quello della Casa delle Donne. Mi auguro non sia così, comunque la mia battaglia sarà quella di portare avanti l'apertura di questo servizio, perché credo sia anche una battaglia di civiltà che la politica deve assumersi. L'appuntamento è dunque per giovedì 25 novembre dalle ore 10. Nell'aula magna della Facoltà di Scienze della Formazione a Rimini, per esaminare e riflettere sugli aspetti socioculturali, psicologici ed educativi del problema. Quello che cerchiamo di fare con molta semplicità è proprio quello di creare rete con gli attori della città, istituzionali e non istituzionali, associazioni di volontariato, cooperative, per cercare un po' di promuovere anche nel territorio di Rimini una dimensione culturale e scientifica che crediamo possa trovare uno spazio positivo a Rimini rispetto a tanti operatori, colleghe e cittadini e cittadine che desiderano migliorare la qualità delle relazioni umane. Quindi questo corpi senza donne, donne senza corpi vuole un po' dire cerchiamo di creare sostanze.